Andiamo sulla partita, andiamo sulla partita, Luca. L'hai vista? Luca, ti faccio vedere le statistiche, sembrerebbero statistiche di una partita che non è esistita. Poi non lo so se le vogliamo approfondire. No, vabbè ragazzi, ma la Juve ha fatto una buona partita, ma l'Empoli... Io l'ho detto il 31 d'agosto, è la prima retrocessa. Aia, possiamo firmare? Non, sì, non può giocare. Grazie Gianni. Grazie Gianni Bianco. Ti aspettiamo. Ha già fatto la squadra della Serie B, con quelli, dai. Non puoi, senti, non puoi, ma ti chiedo, messo che è una squadra da Serie B, secondo te la Juve ha fatto vedere quello che doveva fare, visto che giocava contro una squadra di Serie B, o poteva fare qualcosa in più? No, no, ha fatto una buona partita, ha sbagliato tanto la Juventus, la partita è finita 2-0, ha sbagliato rigori, ha sbagliato un sacco di occasioni con Chiesa, finiva 3-4-0 in un'altra partita, però fondamentalmente la Juve ha attaccato, ha fatto bene, l'Empoli mi sembra ha fatto un tiro in porta, quindi sì, dai, va bene. Un attimo che c'è il ritorno, ovviamente, del grande Gianni Bianco, grande Gianni. Mio fratello, ciao, ciao, ma ha cambiato location. Nuova location, forse Gianni. Ha tolto qualche maglietta? Che tolto c'è qualche maglietto, ho messo una bandiera bianco nero, tutto lì. La più importante, lasciato, bravo. Allora, Gianni, qui stavano decantando le lodi di una Juve che ha dominato l'Empoli. Non so se sei d'accordo. Sì. No, ma io infatti penso che ci manderanno direttamente al Mondiale per club dopo questa vittoria, perché abbiamo strapazzato l'Empoli con una prestazione convincente, con due gol annullati, pali. Cioè abbiamo massacrato la squadra più forte della Serie A. Mi era mancato un po'. Applauso. Vabbè, però è una Juve che oggi ha convinto, non so, Franci, Anto, che... non mi ha convinto, poi gli altri non lo so. Neanche a me. Come mai? Cioè, come mai non mi ha convinto? No, allora, tutti dicono che la Juve è papabile di scudetto perché fuori dall'Europa ha solo lo scudetto su cui concentrarsi, però se guardi le milanesi, secondo me la seconda stella arriva lì, fine. Noi chiudo le partite subito, noi dormiamo, cioè va bene che Vlahovic ha sbagliato il rigore, perdonabile o meno, l'ha sbagliato, ma tu una partita contro un Empoli del genere devi chiuderla subito, non puoi aspettare all'80esimo, cioè è inammissibile secondo me. Sì, quindi, c'è da dire che c'è un rigore sbagliato di mezzo. Sì, ragazzi scusate, mi permetto di dire una cosa. E lasciamo perdere l'avversario, guardiamo la squadra come era in campo, è stata tatticamente perfetta. Poi che giochi contro l'Empoli o contro l'Oratorio, si è visto che la Juventus ha un'altra faccia in questo campionato. E non è stata bellissima contro il Bologna, è stata molto bella a Udine e sta facendo vedere quello che deve far vedere. Oggi ha fatto una gara perfetta, indipendentemente dall'avversario, perché in campo erano messi benissimo. Questo indipendentemente da chi hai di fronte. Perché Gianni subito, c'hai la mano in faccia? Se guardi il calcio, queste frasi, Fabio, io le capisco perché, cioè, non le capisco. Ragazzi, scusate, c'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano. Se lo volete cliccare, tutti sapete che cos'è una VPN. Con noi avete innanzitutto uno sconto, e poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè c'hai tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci. Esatto. Quindi potete anche provarla, vedete se vi trovate, il uso che ne fate, se la utilizzate. Cioè se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano, è sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi, ma me la faccio anch'io, ho
Ma penso che tutti lo conoscete, no. NordVPN. Però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. E dicono si sia infortunato Pogba. Manfred, non so se puoi controllare. Lo conferma Allegri. Scusatemi, scusa, sì, Pogba si è infortunato. Conferma Allegri, ha sentito una fitta dietro. No, vabbè. Si è infortunato e si è visto che zoppicava dall'inizio. No, no. Io non ho detto che l'anno scorso, io non l'ho mai detto l'anno scorso che la Juve era tatticamente perfetta, perciò non l'ho mai detto, anzi ho sempre dato fiducia al tecnico perché a me piace come lavora e come mette le squadre in campo. Io ho sempre detto l'anno scorso che in situazioni diverse, con calciatori in condizione, senza infortunati, eccetera, 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 mo' inutile riandare ad elencare tutto, la Juve avrebbe fatto un altro campionato. Io non ho mai detto che era perfetta. Parlando della partita di questa sera, vi dico io, da tecnico, che la Juve tatticamente è stata perfetta. Gianni, non eri d'accordo, giusto? Assolutamente, assolutamente. Il calcio è bello per questo, non siamo sempre tutti d'accordo. Io ho visto la solita noia mortale di una partita che tu dovevi prendere dal primo minuto a questi qua, non per le due gol, tre gol, quattro gol, non mi interessa, però dovevi far capire all'Empoli che non c'è. Cosa ha fatto la Juve? Non l'ha fatto capire all'Empoli? Assolutamente no, perché fino all'80esimo tu sei stato in bilico. Vogliamo contare quanti minuti ha tenuto l'Empoli la palla? Guarda il primo tempo, guarda il primo tempo. Guarda, io ti capisco. Faccio un pull in chat. A te non piace l'allenatore, eccetera, eccetera. No, ma un allenatore, Fabio, che non dà gioco alla squadra. No. La Juventus, anche io stasera, scusa. Sono d'accordo, per te così, ma io non sono d'accordo. No, ma te non sei d'accordo, forse perché sei amico di Allegri. Ma a me non mi interessa. Io guardo i risultati in pesante. Il calcio va vissuto. Scusami, tu stasera anche le occasioni da gol che hai avuto, non c'è stata un'azione corale della squadra, a parte quella di Gatti, forse sul rigore, perché sono tutte azioni casuali. Non c'è una costruzione di gioco da parte della Juventus. E dopo tre anni un allenatore, chiudo 10 secondi, dopo tre anni un allenatore che non riesce a far fare un'azione corale alla squadra, per me non merita di stare sulla panchina della Juventus. Tutto qua. Manfredi, Pancio, la regia riesce a far vedere, non una, ce ne sono state diverse azioni di gruppo corale, quelle che vuoi vedere. Non possiamo. Beh, sentiamo i pareri degli altri, che così ci facciamo un'idea. Non so, tutti, Anto, che non ti sei espresso. No, io ho ascoltato con molto interesse. In realtà credo che la partita abbia avuto due facce. Un primo tempo, secondo me, horror al limite, per ritmo, per occasioni create. Ne conto due tiri di Vlahovic un po' sterili. E poi conto il gol che è arrivato da situazione da calcio da fermo, essenzialmente, non da azione pulita. Secondo tempo la Juve maggior controllo, sì, però non mi ha dato mai, sai, fa l'idea di una squadra forte con un centrocampo organizzato, una manovra sempre un po' confusionaria. Percepisco poca fiducia nei giocatori nei confronti dell'allenatore e del lavoro svolto. Secondo me sono poco convinti di quel che devono fare in campo e mancano anche di personalità nel fare determinate giocate. Infatti si è visto che quando è entrato Pogba, con una gamba, con tutti i limiti che ha, è riuscito a dare maggior brillantezza in certe giocate e a dare la sveglia rispetto a quel che avevamo visto fino a quel momento. È troppo poco, valutando un po' quello che è stato il percorso finora di Milan e Inter. Siamo molto indietro rispetto a quelle squadre. E la Juve dovrebbe... Ragazzi, stiamo correndo troppo. Le prime tre giornate... Si parla di due anni, è così. Ah, ok, perché le prime tre giornate... Sulla parte di Allegri io conto i due anni. Poi lasciamo stare l'anno scorso, che è stato comunque ricco e pieno di... Però non noto un'evoluzione chiara di questa squadra. Io avessi visto il primo tempo di Udine, una sorta di primo tempo di Udine in salsa differente, con maggiore intensità, una squadra un po' molto più presente in campo, continuità a quel tipo di idea, avrei gradito. Avrei fatto veramente. Facciamo un giro di pareri, raga. Da che parte state, Francesca, Don? Poi demo parola al tattico.
Io la penso come colpo e come Gianni, cioè non sono un amante di Allegri, l'ho sempre detto, la squadra è confusa, cioè in campo sembra quasi, la trovo molto meglio rispetto all'anno scorso, ma non vedo un'idea chiara, cioè quasi sembra, mi viene da pensare che in allenamento non provino nemmeno gli schemi, cioè purtroppo la vedo senza personalità, nonostante, devo essere sincera, oggi ho visto qualcosina di più, però ripeto, va bene che non si deve valutare l'avversario, Empoli ok, però anche settimana scorsa Bologna è stata terribile e la cosa che mi preoccupa è quando guardo gli avversari, cioè parlo delle top, guarda il Milan, guarda l'Inter, guarda il Napoli, guarda anche ieri la Lazio, c'è da dire che non è una squadra, secondo me, che ad oggi può vincere lo scudetto. Le altre due partite, ah, penso, hai visto? Hai nominato la Lazio. Dai. Vabbè, ieri comunque ha fatto una grande prestazione. Sì, ci mancherebbe, appunto, a maggior ragione te lo sto dicendo. Abbiamo forse le highlights del gol. Grazie, questo. Chiesa! Stai su, stai su, stai su! Si rialza, Chiesa! 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 Questo ragazzo come la capigliatura dei gemelli. Come che si chiama lui? Mi sono scordato. Lui è il candidato. Lui è il candidato. Cioè non ha un nome. Lui è il candidato. Lui è uno, Fabio, che si candida da qualche, da una settimana per venire sul nostro canale. Non è il cugino di Sule, questo? Un po' ci assomiglia, effettivamente. Però Gianni, dai, onestamente, una Juve che secondo me è migliorata tanto rispetto all'anno scorso. Cioè, ingiusto, dai, non vedere dei miglioramenti. Migliorata, allora se noi peggiorare era difficile. Vada. Appunto, peggiorare. La Juve cosa ha fatto? Terzo posto l'anno scorso senza i punti tolti? Sì. Terzo, no, guarda, no, terzo posto, 74 punti dal Napoli, ma lasciamo stare che quello è un dettaglio. Ma io non voglio dire né che è migliorata, a parte che la terza partita ancora non puoi dire che la squadra è migliorata, perché di queste parole qua le dicevamo l'anno scorso uguali, le dicevate appena vince una partita allora Max ha trovato la quadra, la Juve al Max e Max di qua, appena perde una partita ma c'hai i giovani, c'hai i pipponi, c'ha di qua, c'ha di là. Io questa storia la sento da 3 anni, ormai mi avete stancato, difensori folli di Allegri, mi avete stancato. Ma è Gianni o Absim? Quando vedrò una squadra giocare con un'altra squadra e non con l'Empoli, con un'altra squadra che si giocherà la partita, che andrà in campo, aggredirà l'avversario e dominerà il gioco, allora forse potrò dire la Juve sta migliorando. Oggi non lo posso dire. Gianni, ma tu hai visto che stasera anche in mezzo al campo, che secondo me non hanno ancora la gamba in mezzo al campo, ma hai visto che sono arrivati i primi su tutte le palle? L'hai visto questo o non l'hai visto? Ma non solo, sono molto più organizzati rispetto a questo. No, sì, ma io non questo ho detto che sta facendo, scusami Gianni, io non ho detto che sta facendo un calcio champagne, assolutamente. Ho detto soltanto, e ripeto, e magari mandate indietro e vai a riascoltare quello che ho detto, che ho visto una squadra tatticamente perfetta, con tanti aspetti che possono essere migliorati alla terza giornata, perché in mezzo al campo non c'è la gamba che ci dovrebbe essere oggi, magari qualche altra squadra ce l'ha meglio, e basta. Ma questa sera la Juve è arrivata prima su tutti i palloni. Guarda, Don, cos'è che non ti convinceva? Caro Fabio, rispondo un attimo. Caro Fabio, io non vedo l'ora, Virgola. Dopo 10-15 partite di darti ragione di questo. Io stasera la partita tatticamente perfetta non io sto analizzando la partita di questa sera. Attenzione, non mi fraintendere, se dobbiamo parlare della partita di questa sera bisogna essere obiettivi se parliamo di calcio, poi se vogliamo fare i tifosi ma è chiaro, calcio, è chiaro, raga, il calcio io lo analizzo, e se devo analizzare il calcio, la Juventus questa sera, con tutto quello che possiamo migliorare, è stata perfetta. Però se analizzi il calcio non puoi andare ad analizzare anche quella che è una mentalità che, seppure migliorata, è una mentalità distruttiva della Juventus. Cioè la Juventus punta prima a distruggere il gioco avversario
no, distruggere no, il gioco avversario, perché se arrivi primo sulla palla non è una mentalità distruttiva, è una mentalità invece vincente, che vuoi arrivare primo sul pallone. No, vincente no, perché il calcio va da tutt'altra parte, perché quelli che vincono sono quelli che costruiscono e non quelli che distruggono. Ma per non capisco come non vedi la costruzione però della Juventus, cioè, se giochiamo, se Juventus, giochiamo a pallone per costruire devi prendere la palla. Don, allora, scusami, sì, no, no, ma io sono d'accordo con Fabio, cioè non ho da aggiungere. Però tattico, Spalletti, cioè, ci passa di mezzo il mare, credo. Però che calcio è nata per l'aria cristiana. Allegri, tra Allegri e Spalletti ci passa di mezzo il mare. Ma quale mare? Scusami, ma chi è Spalletti? Scusa, con tutto il rispetto, a parte Napoli, cosa ci ha fatto vedere Spalletti? Io credo che in base a quello che ha fatto. A Roma, dai Fabio, a Roma ha fatto bene. Scusami. Con tutto il rispetto, sì. Chi è Spalletti? No, sembra esagerato. È l'allenatore della nazionale. È l'allenatore della nazionale. Analizziamo la carriera di Spalletti. Quello che ha vinto l'ultimo allenato. Cosa? No, mi devi dire cosa ha fatto a parte l'anno scorso. Posso fare la differenza? Io non chi è Spalletti. A parte l'anno scorso. Posso fare la differenza? Fa la differenza tra Spalletti e Allegri. Ti posso fare la differenza fra Spalletti e Allegri? Sì, sì, fammela. È un culo grosso così, perché se quando Conte ha lasciato la Juventus invece di Allegri chiamavano Spalletti, Spalletti avrebbe vinto 5 scudetti consecutivi. Io invece sai cosa ti dico? Che Spalletti, con tutti quei nomi che c'aveva la Juve non vinceva niente, anzi regrediva. Questa è un'opinione, per l'amor di Dio. Va bene? No, perché Spalletti... E adesso parliamo di calcio, perché Spalletti l'anno scorso a Napoli ha avuto la fortuna, e io dico fortuna e la sottolineo, di avere tanti ragazzi. Sono uscite le parole di Allegri. Con l'ingrediente principale del calcio. Sai qual è l'ingrediente principale del calcio, Gianni? La figa. Sai qual è? Culo. No, la fame. La fame. Perché se hai fame nel calcio... Allora la Juventus non c'ha fame, che era l'unica cosa che ci aveva in società. Atleticamente, tu puoi fare tutto nel calcio. Il Napoli ha avuto una rosa di calciatori che avevano tanta fame, va bene? E lo dimostra il fatto che a 65, 66, 68 anni... Calmi in chat, ragazzi. Non so nemmeno quanti anni c'ha questo... Non ha vinto nulla nel calcio. Beh, ha vinto un campionato russo. Ha vinto un campionato in Russia. L'anno scorso i giocatori della Juventus c'erano una fame. Non si riesce a fare un discorso. Un allenatore che nel calcio, a parte Napoli, non ha dimostrato nulla. Però Fabio, perdonami, l'anno scorso i giocatori della Juventus avevano fame. Scusami, sì, perché... Avevano fame i giocatori della Juventus. Io ti dico, Fabio, che se il calcio si vince, e ci vuole anche la fame nel calcio, ma se il no, calcio ci vuole soprattutto la fame. Se ci vuole la fame, se è la fame, sì. La Juventus quest'anno deve mangiare l'erba e deve vincerle tutte. Dalla prima all'ultima. In effetti, però già una la salti. Questa sera la Juventus mangiandola mi sembra quasi sprecato come atteggiamento, però ragazzi un secondo, chiedo venia, sono uscite le parole del re Max, volevo sapere. Poi sentiamo anche il tattico. Per lo scudetto ci sono Inter, Milan e Napoli, noi lottiamo per arrivare tra le prime quattro. Questa mi permetto di dire che è vergognosa, perché una squadra che c'ha la Juve, che non è fatta di fenomeni, perché è una cosa che fai sto discorso con tutti i vecchi fenomeni che li sproni, se fai questa intervista qua con i giovani che c'hai tu, Vlahovic, Chiesa, li butti un po' giù, secondo me è sbagliatissimo. No, fare questo, guarda, tipo. Guarda, Allegri, guarda, la comunicazione Allegri la conoscete, ragazzi, cioè sono tre anni che ormai c'ha questo tipo di comunicazione, cioè prende per il culo tutti quanti, cioè ormai è così. Sì, però un allenatore nel senso che è provocatorio no, vabbè, ma anche per noi tifosi che significato ha? Stiamo passando degli anni di merda e questo dobbiamo sentirci. Ma lui se ne sbatte il cazzo, scusami il francesismo, no, cioè nel senso vabbè, però che palle, cioè ci vuole anche un'iniezione di fiducia per noi, sennò da che dove può arrivare anche in campo. Ma fino a mo stavate dicendo che le milanesi, il Napoli è quello, ha detto le parole giuste. Sì, ha detto quello che però a livello di realismo dire. Però puoi anche dire no, a livello di realismo, ma noi lottiamo per arrivare. Scusami Francesca, a livello di realismo la Juventus quest'anno ha resettato
tutto quello che è stato fatto di negativo fino ad oggi sta provando a ricostruire, perché certo, è arrivato. Ma che sta ricostruendo? La squadra dell'anno scorso. Che sta la cosa? La squadra dell'anno scorso, magari costruito, ha preso un giocatore. Quante partite ha fatto l'anno scorso? Chiesa, Vlahovic e tutto. Ma ce l'ha avuti gli ultimi tre mesi, ce l'ha avuti sempre. Gli ultimi ma tre quale quattro mesi. Ce l'ha avuti sempre. Non al top, vabbè. Allora, se comunque, ma Allegri ha parlato anche della ricostruzione, la riatletizzazione di giocatori che c'è. Allora, Max ha parlato anche di Pogba, ha avuto un fastidio dietro la gamba. Tra domani e dopodomani vediamo come starà. In effetti, sei arrivato secondo, eri quasi secondo e terzo gli ultimi 3-4 mesi, allora se sei secondo e terzo, se ti vuoi migliorare arrivi quanto, se sei arrivato terzo arrivi secondo, non puoi dire noi lottiamo per le quattro, cioè arriva quarto fare peggio dell'anno scorso.